Federico, oggi sono qui con il nuovo modello di casa Team Wave, la CGO009, elegante, raffinata e innovativa. Infatti qui all'interno c'è un sensore GPS, potremo localizzarla in ogni istante, sensore di movimento e anche di zona, quindi in ogni posizione, se viene presa da qualche malintenzionato, potremo riuscire a ritrovarla facilmente grazie a un'app abbinata. Ogni componente è stato progettato su misura appositamente per questo modello. Il telaio ricalca le linee del modello olandese. A parallelogramma possiamo vedere infatti queste due linee che vanno a ricalcarsi nelle varie zone del telaio. Veramente molto elegante e raffinato. Anche il design è stato curato nei minimi dettagli, non c'è nessuna saldatura in vista. Inoltre i fanali integrati regalano veramente un bel colpo d'occhio, non si passi inosservati. Un prezzo competitivo con componenti d'alta gamma, ma prima di andarlo a vedere nel dettaglio andiamo a vedere come si è comportata in salita, in discesa, come sono i suoi livelli, poi torniamo qui per vedere le sue caratteristiche specifiche. Sono il livello di assistenza 0, si sente che c'è un unico rapporto, quindi è intermedio. Anche nel piano servono 3-4 belle pedalate per riuscire a raggiungere i 12 km orari. Non è presente un display, ma un'applicazione, si può quindi connettere il nostro smartphone con un attacco anche economico, come ho fatto io, alle bike e vedere tutti i nostri dati, come i chilometri, la velocità alla quale stiamo andando, anche i chilometri che stiamo realizzando in questa uscita, la nostra posizione in tempo reale e anche l'autonomia. In questo caso, avendo il livello di assistenza 0, mi dà 0 km restanti, poi quando andrò a inserire primo, secondo, terzo livello di assistenza mi darà in tempo reale l'autonomia. Sto molto silenziosa, anche rilasciando la pedalata non va a diminuire molto velocemente la velocità grazie a degli organi di scorrimento di ottima qualità, silenziosissima e anche bella comoda in sella grazie a questo manubrio ripiegato che consente una posizione bella retta in sella. Comandi minimali e semplici, parte sinistra ho il modo per andare a accendere e a spegnere i fanali e cambiare il livello di assistenza. Nella parte destra invece ho gli indicatori della carica della batteria e livello di assistenza. Vado a inserire il primo livello di assistenza, si accende il primo LED, subito l'assistenza perché c'è un sensore di coppia bella graduale, una bella spinta, mi dice già che ho un'autonomia con questo livello di assistenza di 65 km, comunque è una stima che poi può variare durante il percorso e anche dalla sua tipologia. Una bella pedalata rotonda, in base alla pressione che vado a mettere nei pedali posso decidere a che andatura andare. Sono fermo uno stop, c'è un pulsante boost qui al di sotto, se io vado a premerlo ho tutta la potenza del motore immediatamente, comunque una spinta sempre graduale, ma mi consente di muovermi, ripartire dagli stop in alcuni punti un po' critici molto rapidamente, anche se ho solo il livello 1 inserito senza andarlo a cambiare. Premendo altre due volte ho un tasto dedicato. Vado a inserire il secondo livello di assistenza, si sente una bella spinta del motore che è di 45 Nm, quindi perfetta per l'utilizzo in città. Motore molto silenzioso e mi piace anche la maneggevolezza, la bella impostazione in sella. Si sente anche il telaio che è bello solido con delle belle geometrie studiate per l'appunto per consentirci, anche se troviamo dei terreni sterrati o strade bianche, la massima comodità. Vado a inserire il terzo livello di assistenza, parte immediatamente la spinta del motore, che in un attimo, in qualche pedalata, mi porta ai 25 km orari. Anche se sono nel terzo livello di assistenza, se vado a rallentare e diminuire la pressione nei pedali, riuscirò sempre ad avere una bella pedalata rotonda e naturale. E anche andare a velocità inferiore ai 25 km orari, cosa molto diversa rispetto a un e-bike con sensore di pedalata. Quindi sensore di coppia va a sentire la pressione nei pedali e ci consente in qualsiasi livello di assistenza di andare alla velocità da noi preferita. Ruote belle larghe con una bella quantità d'aria all'interno mi consentono anche su terreni come questo di avere la piena comodità. Non sento l'esigenza di avere una forcella ammortizzata, bel telaio, belle geometrie come vi ho detto e bella maneggevolezza. Come si comporta l'impianto frenante? È tra i più potenti in commercio, dischi da 180 mm, impianto idraulico. In questo momento sono oltre 35 km orari, la frenata è veramente ottima, si sentono i componenti di alta qualità. L'impianto frenante Tektro, quindi una marca molto conosciuta in quest'ambito. Inoltre una bella maneggevolezza, impronta così larga permette di riuscire a fare anche le curve ad alta velocità quando ci troviamo in discesa o in determinati percorsi, o schivare degli ostacoli, degli imprevisti, avremo sempre pieno controllo grazie anche delle geometrie studiate appunto per la massima guidabilità nei percorsi cittadini. Pur avendo un sensore di coppia, quindi immediatamente avremo la potenza, l'assistenza da parte del motore al primo millimetro in cui si muove il pedale,
avendo un unico rapporto, non è fatta per le salite, quindi per le salite urbane, quindi con non tanto dislivello, potremmo farle tranquillamente, ma salite impegnative come queste, l'unico rapporto è limitante, quindi non è fatta per salite, se non di piccola pendenza o comunque moderate. Disegnata, costruita e progettata per andare quindi in uso cittadino, ma se ci troviamo in un percorso un po' sterrato, ci capita la situazione di un terreno come in questo caso con deciottolato veramente in pessime condizioni, beh, la ruota è così ampia, basterà diminuire leggermente la velocità e comunque sì, si sentono le vibrazioni, ma la maggior parte vengono attutite, siamo alle basse velocità, dai copertoni così larghi con questa quantità d'aria. Quindi anche in terreni un po' sconnessi non avremo nessun problema di comodità. Un motore a mozzo di tipo brushless di ultima generazione, progettato appositamente per questo modello, denominato C9. Abbinato a una cinghia di trasmissione in fibra di carbonio con una durata che supera i 30.000 km. È stata progettata per non aver manutenzione. Un impianto frenante veramente molto potente con dischi da 180 mm e di tipo idraulico garantiscono una frenata molto modulabile e anche veloce per fermarsi in breve spazio. Una batteria facilmente rimovibile, due chiavi in confezione, da 374 watt-ora, 36 volt e 10,4 ampere-ora. Questa permette di raggiungere un'autonomia fino agli 85 km, facile la rimozione e anche riuscire a inserirla molto facilmente. Inoltre, grazie a un sensore di coppia che si trova nel movimento centrale dei pedali, si riesce a ottimizzarla al massimo. Non solo, il sensore di coppia ci permette di riuscire a partire avendo subito l'assistenza del motore, tre livelli di assistenza con una coppia massima che può arrivare ai 45 Nm. Cosa veramente interessante è l'app che si abbina molto velocemente, questa ci permette non solo di vedere la posizione in tempo reale ma anche di farci inviare delle notifiche. Infatti all'interno dell'app possiamo andare a scegliere diverse notifiche a seconda che la bici abbia un movimento e quindi ci arriverà una notifica che vada al di fuori di una zona circoscritta oppure quando la batteria sta arrivando verso la scarica, quindi anche lì avremo una notifica. Possiamo vedere in tempo reale la velocità e l'autonomia stimata in base al livello di assistenza che andiamo a inserire, i chilometri totali, parziali e anche i chilometri che abbiamo eseguito nel nostro giro, dandoci il tempo totale, il chilometraggio e così potremo anche stabilire qual è l'autonomia nei nostri percorsi quotidiani. Nella parte sinistra si trova un campanello bello rumoroso e i comandi per la gestione sia dei livelli di assistenza che accensione e spegnimento che l'accensione dei fanali integrati. Quando andremo ad aumentare il livello di assistenza andrà ad apparire nella parte destra un piccolo LED che ci indica se siamo nel primo, secondo o terzo livello di assistenza. Se tutti e tre i LED sono spenti saremo in livello di assistenza 0. Un pulsante Power Boost nella parte inferiore, se andiamo a premerlo avremo immediatamente tutta la potenza e andrà a lampeggiare un piccolo LED. Ci indica che abbiamo la potenza massima inserita. Manopole in similpelle, le avrei preferite personalmente in gomma. Un fanale anteriore integrato nel telaio con una bella luminosità per essere visibili sia di giorno che di sera. Un fanale bello luminoso anche nella parte posteriore. Un piccolo portapacchi con un carico massimo dei 25 kg in alluminio che si integra perfettamente con il design. È presente anche una piccola luce coccata rifrangente a batteria nel posteriore integrata nel parafango. Parafanghi in metallo perfettamente ancorati al telaio, belli solidi, sia al posteriore che all'anteriore. Troviamo la serratura qui lateralmente per andare a rimuovere la batteria. Un piccolo gommino va a ricoprire il punto di ricarica. Ottimi pedali di qualità dove c'è anche un inserto in gomma per avere una migliore aderenza con la suola della scarpa e classico catarifrangente. Un cavalletto abbastanza solido per supportare tutto il peso delle bike. Un motore a mozzo marchiato C9 che è il modello studiato appositamente da Team Ways. Un telaio perfettamente rifinito senza nessuna saldatura. Nessun cavo a vista, veramente molto elegante. Questo in colorazione verde, ma sono disponibili tre colorazioni, anche l'azzurro o il nero. Una sella ergonomica con una buona densità del materiale, sella Royal che è un marchio di qualità elevata. Un supporto dove possiamo anche andare a correggere l'inclinazione o l'avanzamento e arretramento della sella. Nella parte superiore, quando andiamo ad accendere le bike, avremo la connessione GPS, ci saranno tre lampeggi di questa luce verde. Un manubrio ricurvo perfettamente integrato nel design delle bike per dare una posizione eretta in sella. Ruote da 27 pollici e mezzo che presentano anche una riga catarifrangente.
una bella larghezza di 55 mm e un'impronta scorrevole, perfetta per la città. Una cinghia in fibra di carbonio che garantisce una durata di almeno 30.000 km. Al momento dell'acquisto abbiamo già un abbonamento che può durare fino ai 3 anni, quindi avremo la geolocalizzazione gratuita. Un telaio veramente robusto, infatti rispetto ai concorrenti ha una portata di 145 kg, quindi suo carico massimo persone o persone più cose. Un peso di soli 21 kg, questo la rende anche trasportabile, maneggevole e anche facile da caricare in auto, magari anche sopra il tetto, in quanto potremo anche andare a staccare la batteria e quindi andare a diminuire ulteriormente il peso che arriva al di sotto dei 20 kg. Una posizione in sella veramente molto comoda per altezze che vanno da 1,70 m e 2 m, grazie a un manubrio ricurvo, quindi consente una posizione bella eretta in sella e bella comoda. Non ho sentito l'esigenza di una forcella ammortizzata, in quanto queste ruote da 27 pollici e mezzo, una larghezza di 55 mm, consentono di attutire l'asperità del terreno molto facilmente, quindi è veramente molto comoda anche in sella. Chiaramente non è fatta per terreni molto dissestati, perché avremo delle vibrazioni non indifferenti. Un telaio di alta qualità in alluminio 60-61, quindi resistente agli urti, alla corrosione. Un prezzo di 2.399 euro, non è per tutti, ma per la qualità prezzo veramente è un ottimo standard. Va a competere con altri marchi della stessa categoria. Come sempre vi lascio il link e il codice sconto in descrizione. Arriva da un magazzino europeo entro 3-7 giorni senza costi aggiuntivi e quindi senza spese di spedizione doganali. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Ciao da Federico!